Sei freschi campioni del mondo in squadra, più due protagonisti d'eccezione della rassegna spagnola appena conclusa, Michel Platini e Zibi Boniek. Difficile pensare che alla Juventus sfugga il terzo scudetto consecutivo. E invece, 41 anni dopo, il titolo italiano torna alla Roma. Per chi li sa interpretare, i segnali vengono alla prima giornata. La Juve perde sul campo della Sampdoria, gol di Ferroni, mentre la Roma passa a Cagliari per merito di Faccini e Iorio, più un autogol di Loi, per i sardi rete di Piras. Ma in questo momento tutti guardano alla Sampdoria, capolista alla terza a punteggio pieno, e al sorprendente Pisa neopromosso. La Roma però macina punti e nello scontro diretto di Torino alla settima può incassare senza troppi danni la sconfitta. Va in vantaggio con Chierico, ma subisce le risposte di Platini e Scirea. Al vertice l'affianca il Verona. Infatti la Juventus, Platini stenta ad inserirsi, naviga fra alti e bassi mentre la squadra di Lidl è un modello di regolarità. E a metà strada, mentre i bianconeri cadono ancora a Genova con il Genoa, autorete di Scirea, la Roma pareggia a Torino, Pruzzo e Dossena in gol ed è campione d'inverno. Sala intanto alla ribalta il Verona, che toglie un punto alla Juventus a Torino, alla terza di ritorno, mentre la Roma batte la Samp con un gol di Iorio e va in fuga, 3 punti di vantaggio. Un largo 5-2 romanista al Napoli rende vano il 3-0 dei torinesi alla Fiorentina e con il Verona sconfitto il vantaggio della Roma diventa di 5 punti. I giochi sembrano fatti, ma la Roma cala un po'. Alla 22esima confronto diretto, all'Olimpico scende la Juve. A una rete di Falcao rispondono nel finale una punizione di Platini e un gol di Brio e il vantaggio dei giallorossi ritorna a 3 punti. Ma bastano, grazie anche a un fiammeggiante Torino che nel derby in 3 minuti e 40 secondi trasforma uno 0-2 gol di Rossi e Platini in un clamoroso 3-2 reti di Dossena, Bonesso e Torrisi. Il rendimento di Platini ora è altissimo e il francese si avvia ad essere il miglior realizzatore del campionato, ma i suoi gol non bastano più. Doppiette al Catanzaro e all'Inter, vanificata questa dal giudice sportivo che trasforma il 3-3 del campo in 2-0 a tavolino per i nerazzurri. Un sasso ha colpito Marini sul pullman dei milanesi nei pressi dello stadio. Sicché diventa praticamente decisivo il 2-0 sull'Avellino che per la Roma porta le firme di Falcao e di Bartolomei, destinato purtroppo qualche anno dopo a una tragica fine. La certezza dello scudetto arriva con il pareggio esterno col Genoa. Centinaia di tifosi accolgono la squadra che rientra all'aeroporto di Ciampino. La passerella finale è il 3-1 dell'Olimpico sul Torino, segnano Pruzzo, Falcao, Conti e per i Granata Hernandez. La Juventus è seconda davanti a Inter, Verona e Fiorentina. Retrocedono Catanzaro e Cesena insieme al Cagliari, battuto per 2-0 nella sfida salvezza con l'Ascoli, gol di Greco e Nicolini.